C'è una differenza enorme tra il gestire, il governare e il giudicare. E molto spesso chi giudica nel momento in cui è in condizioni di dover governare mostra che è capace di giudicare, ma poi il governo è molto difficile. In questi anni abbiamo sentito parlare di blocchi navali, di li manderemo a casa tutti, di tolleranza zero, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Io insisto sul fatto che noi siamo qua per lavorare, per fare le nostre cose e insisto sul fatto che c'è una propaganda abbastanza bieca da destra sul tema della sicurezza, che ovviamente è tesa già a anticipare probabilmente la campagna elettorale a Milano. Ma ripeto, io spero che la gente si svegli perché alla prova dei fatti una serie di dichiarazioni nel momento in cui questa destra è stata al governo ha mostrato dei limiti enormi. Lasciatemi dire che la situazione, secondo me, addirittura è peggiorata. Dopodiché, una cosa, siamo qua ovviamente ogni giorno per accettare critiche, per cercare di migliorare e di cambiare. C'è solo una cosa, io continuo a ribadirlo, abbastanza inaccettabile, è che vogliono far sembrare che ci siamo svegliati adesso sulla questione della sicurezza. Non è così, perché la realtà è agli atti, e agli atti c'è la mia campagna elettorale del 2021 che mostrava con chiarezza quanto questo era un tema e declinava con chiarezza quelle che sarebbero state le azioni. Dal centrodestra sono già in campagna elettorale. Sarà bene il caso che da un lato faccia delle cose e dall'altro mi difendo. E il mio modo di difendere è dire aprite gli occhi, perché questi quando c'è da criticare sono dei campioni del mondo. Quando c'è da gestire, adesso io lo chiedo a te, ma secondo te sull'immigrazione stanno facendo meglio di chi c'era prima? I numeri dicono di Non no. c'è Eh? capito No, ma a parole i numeri dicono di no. Hai i numeri dei rimpatri? Io sì. È peggio di prima. Cioè, per cui di fatto, questo governo, rispetto, ripeto, con alcuni suoi componenti che erano particolarmente aggressivi nelle dichiarazioni su certe tematiche, stanno facendo peggio. Punto. Dopodiché, rispetto al tema contingente, io ho Piantedosi, avete sempre sentito solo parole positive dal mio lato nei confronti del ministro Piantedosi. Ci sta dando una mano, dico solo, è una responsabilità condivisa. Ti garantisco, non per rispetto al rapporto con il Ministero degli Interni, io non ho nulla da dire, ho solo da ringraziare per quanto è stato fatto fino ad oggi.